What's up skaters, what's up haters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale, se ti va iscriviti, perché è il nostro ultimo giorno a Barcellona. In realtà partiamo domani, però è al mattino, quindi non riuscirò a far niente. Comunque vi ho portato al Macba. Poco fa siamo stati a Universidad, ma la sfortuna di oggi è che io non riesco a skateare. Probabilmente ieri ci ho dato troppo secco e ora il piede fa malissimo, quindi mi limiterò a fare un giro a caso, non so dove, per visitare l'ultima volta Barcellona e poi salutarla, perché stasera dobbiamo tornare anche abbastanza presto. Però fortunatamente siamo a Barcellona, ci sono tanti skater e posso riprendere loro. Tra l'altro qui a Macba sono stato qualche giorno fa e ho ripreso qualche clip, quindi vi metterò quella. Ecco gli ultra famosi free blocks che ho intenzione di hollare, ma niente, non riuscirò quest'anno, sarà per la prossima. Maledetto piede. Sono enormi, cioè non tanto in altezza ma quanto in larghezza, sono larghi. Un giorno ce la farò, un giorno ce la farò, promesso.
altro spot secolare. No, secolare no, però wow, questo spot ne ha viste tante, ma tante tante. Questo era il Magba, una completa figata di flat e ledge. Questo spot è famosissimo perché è praticamente il punto di ritrovo di tutti gli skater e comunque chi viene a Barsa almeno una volta ci passa anche solo a vedere, perché ci sono veramente tanti skater. Oggi fortunatamente, e anche l'altro giorno quando ero già passato, non era un giorno di piena, quindi si riusciva a skitare abbastanza tranquillamente. Però quando c'è veramente tanta tanta gente, che il Magba viene definito pieno, non si riesce a girare. E questo vi fa capire l'imponenza di questo spot, di questo place fighissimo. A dire la verità non è così pazzesco, perché se ci pensate c'è solo del flat e dei ledge, ma forse è proprio la semplicità che lo rende unico. A me piace, però ad esempio a Jake e a molti altri local non piace, perché dopo un po' che ti ci abitui è come semplicemente skitare in flat con qualche ledge, che oltretutto non è nemmeno messo bene, quindi non so, dipende dai punti di vista. Sicuramente è un posto da vedere almeno una volta nella vita se si skata, perché la scena che c'è qui non c'è penso da nessun'altra parte, è veramente uno spot che è sempre pieno di gente. Comunque trovate sempre qualcuno, che ci sia sole, pioggia, neve, acqua, eccetera eccetera eccetera, qualcuno lo trovate sempre. C'è scritto sostanzialmente che una volta usciti dal Magba bisogna andare a piedi e non più in skate. Qua ci sono le scalinate, qua le altre scalinate. Quindi in sostanza vi ho fatto fare un piccolo tour del Magba. Dietro ci sono i free blocks, qua c'è la zona flat con i ledge che in realtà sono messi abbastanza male, e poi due set di stairs. Figo, carino, c'è tutto quello che serve per divertirsi. Però effettivamente è un po' noioso dopo un po' che ci si abita. Ma forse il fatto che ci sono tanti, sempre tanti skater, sempre tanti nuovi skater, la scena cambia sempre, è vero, ci sono i soliti local, ci sono, però la scena cambia in continuazione. E quindi forse è anche quello a rendere il tutto più figo, il tutto a dire cavolo, il Magba è un bello spot. Tra l'altro la ragazza che avete visto nelle clip è la stessa che su Instagram ha spopolato per qualche tempo, perché è raro trovare una ragazza così che skate in street eccetera eccetera, e quindi no, niente, volevo solo dirvi quello. A me è dispiaciuto un casino non poter skateare quest'ultimo giorno, perché cavolo è l'ultimo giorno, però fortunatamente avevo già skateato il Magba, quindi sono contento, anche perché avevo chiuso qualche nuovo trick. Cioè in realtà nuovo no, però non avevo mai provato a fare board slide out senza che il ledge finisse, non so se mi sono spiegato. Altro spot iper famoso, qua ci piantano giù di tutto ragazzi, sono questi nipple, queste gobbette hanno visto il male, però io non riuscirei a skitarle, sono una cosa abbastanza pericolosa. Troppo per me, io in queste condizioni riesco a fare un po' di cruising e basta, quindi passo. Qua? Sicura? Gli ha cagato in testa un piccione. Siamo tornati a Skate Plaza perché era a metà tra Catalunya, dove eravamo noi, e casa di Jake, quindi ci siamo beccati qua. E appena finisce il corso per i bambini filmo i trick a qualche pro. Qua sono tutti pro per me. Non so quando finiscono i bambini, c'è un bambino fortissimo. Thank you.
Raga, che tricconi, madò, c'è volato il tempo, perché mi sono messo lì a guardare la gente che skateava, a filmare, e devo dire, veramente dei tricconi allucinanti, e stanno continuando a farne raffica, pazzesco. Tra l'altro ci sono qua due skater storici di Barcellona, che erano pro, e infatti hanno fatto dei trick da pro, complimentoni, la scena qua è fantastica, almeno da vedere. Pazzesco. C'era un ragazzo che avrete sicuramente notato dalle riprese, che avrà la mia età e spacca tutto. Lo stesso che ha fatto kickflip Bexley Smith, per farvi capire. Come? Come? Non mi viene nemmeno da pensarlo a me una roba del genere. Nel senso, è veramente complicato da fare come trick. E questo vi fa capire quanto qua la scena sia molto molto più sviluppata e molto molto più forte sostanzialmente. Ebbene sì, siamo all'aeroporto. Ieri sera mi sono dimenticato di fare la clip di uscita del video perché ero stanco e volevo godermi la serata, proprio perché era l'ultima. L'abbiamo passata con Jake, abbiamo mangiato qualcosa da BK, poi siamo andati ad ascoltare gli artisti di strada, a vedere cose. Una serata tranquilla come tutte le altre, però volevo godermela e quindi non ho pensato a registrare, come in realtà tanti altri momenti che ho voluto tenere per me, perché è stata la mia prima esperienza di viaggio pagata da me, da solo. Volevo godermelo sostanzialmente, ma al contempo portarvelo a voi. Io spero di esserci riuscito nel migliore dei modi. Adesso dobbiamo aspettare 2 ore in aeroporto e poi vediamo cosa succede. Dobbiamo tornare in Italia e editare non so quanti giga di video. Io spero che questa, tra virgolette, serie, questo format, questa esperienza sia piaciuta tanto a voi quanto a me. Credo di sì, perché avete visto davvero tanto skateboarding e non so quanto, cioè, se sarà possibile rivederne così tanto a breve, perché comunque sia qua il livello era alle stelle. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e niente, peace guys.